La parola cancro fu pronunciata solo una volta. I medici mi dissero cancro e ora capisco che la mia reazione fu di impedire loro di parlare, di discutere se fosse meglio dirglielo o no. Non so se glielo abbiamo detto, non so se sapesse. Credo di sì. Quando lo ricoverarono in ospedale, andai a trovarlo tutti i giorni, ma restavo là seduta. Con un sorriso. Come ti senti? Aveva un aspetto orribile, giallo, ossa aguzze sotto la pelle gialla, come un pollo lesso. Cercava di proteggermi. Ora lo capisco, perché non ero in grado di affrontare la realtà, moglie e bambina. Quando alla fine morì e tutto fu finito, capii di averlo trattato molto male. Sua sorella veniva a trovarlo qualche volta, credo che parlassero. Lei si comportava come me, nello stesso modo, gentilmente. Povera Ianna, non bisogna pretendere troppo da lei. Da quando Freddy è morto non l'ho più vista, non ho più visto nessuno di quella famiglia. Meglio così. Voglio dire, probabilmente questo è ciò che pensano loro di me. Non mi sarebbe dispiaciuto di parlare di Freddy con sua sorella. Perché non sapevo molto di lui, non le cose importanti, ma è un po' tardi per questo. Quando morì e scoprii di sentire terribilmente la sua mancanza, avrei voluto sapere dei periodi della sua vita di cui non mi aveva mai parlato. Di quando era andato in guerra, per esempio. Diceva di aver odiato quel periodo, 5 anni, dai 19 ai 24. Quelli furono anni meravigliosi per me. Avevo 19 anni nel 1949, cominciavo a dimenticare la guerra e a pensare alla carriera. Eppure eravamo uniti, c'era tutto quel sesso fantastico. Andavamo perfettamente d'accordo a letto, se non altro, eppure non riuscivamo a parlare. Mi correggo, non ci parlavamo. Mi correggo, lui non riusciva a parlare con me, perché quando ci provava io lo sfuggivo. La verità è che Freddy era una persona seria, spirituale, proprio il tipo di uomo che darei qualunque cosa per incontrare ancora. Quando morì io impazzivo per il sesso, perché per 10 anni avevo sempre avuto tutto quello che volevo. Bastava chiedere. Cominciai ad andare a letto con tutti. Non voglio nemmeno pensare con quanti o con chi. Una volta a un party dell'ufficio mi guardai intorno e mi resi conto di essere stata a letto con metà degli uomini presenti. Fu uno shock. E avevo sempre odiato quello che facevo. Ubriacarmi un po' e dopo una buona cena in fretta, il sesso. Non era colpa loro. Tutto questo finì quando mia sorella Georgie venne a trovarmi e mi disse che era arrivato il mio turno di occuparmi della mamma. Ricaddi nell'autocommiserazione. Ora penso che Giorgi avrebbe dovuto dire qualcosa molto prima. Un marito, 4 figli, una casa piccola, e si era tenuta la mamma dalla morte di papà, 8 anni. Io non avevo figli e dato che io e Freddy lavoravamo entrambi, i soldi non mancavano di certo. Eppure nessuno aveva mai suggerito che la mamma venisse a stare con noi. Non che io ricordi almeno. D'altra parte. Io non ero il tipo di persona che si prende cura della madre vedova. La mamma diceva sempre che quello che spendevo in cosmetici e vestiti sarebbe bastato per nutrire un'intera famiglia. Vero, non serve a niente fingere di provare rimorso. Ora, a volte, mi sembra che questa sia stata la miglior cosa della mia vita, andare in ufficio la mattina, conscia del mio bell'aspetto. Tutti lo notavano. Che cosa indossavo? Come? Attendevo con impazienza il momento in cui avrei aperto la porta e avrei attraversato l'ufficio delle dattilografe con le ragazze che sorridevano invidiose. E poi gli uffici della direzione, con le ragazze che mi guardavano ammirate, desiderando di avere il mio buon gusto. Beh, se non altro, questa è una cosa che ho sempre avuto. Mi compravo 3, 4 vestiti alla settimana, li indossavo una volta o due e poi li regalavo. Mia sorella li prendeva per passarli a chi ne aveva bisogno. Così il mio non era uno spreco. Naturalmente questo succedeva prima che Joyce mi prendesse sotto la sua ala e mi insegnasse a vestirmi sul serio.
stile, non semplicemente moda. Fu quando la mamma venne a vivere con me che mi resi conto di essere vedova. Dal principio fu piacevole. La mamma non stava molto bene, ma si divertiva. Non potevo portarmi a casa gli uomini che mi piacevano, ma di questo ero segretamente contenta. Non posso farti salire, vedi, c'è la mia vecchia mamma da me, povera Ianna. Un anno dopo la mamma si ammalò. Disse a me stessa: questa volta non farai finta che non stia succedendo. Andai con lei all'ospedale. Le dissero che aveva il cancro. Ne parlarono a lungo di quello che sarebbe successo. Furono gentili e saggi. I medici non avevano avuto il coraggio di dirmi quello che stava succedendo a mio marito, ma ebbero il coraggio di dire in faccia a mia madre che cosa le stava succedendo. Per via di com'era lei, per la prima volta in vita mia, desiderai di essere come lei. Prima di allora l'avevo sempre considerata un personaggio imbarazzante, con quei vestiti, con quei capelli. Quando uscivo con lei pensavo sempre: nessuno penserebbe che sono sua figlia. Due mondi diversi, lei con la sua rispettabilità piccolo borghese e io. Ma seduta là accanto a lei, che parlava coi medici della propria morte, con tanta dignità e gentilezza, mi sentii orribile. Avevo una paura tremenda, perché anche lo zio Jim era morto di cancro, e adesso lei, cancro da parte di padre e di madre. Pensavo, toccherà a me, dopo. Quello che pensavo era: non è giusto. Mentre la mamma moriva, cercai di comportarmi come meglio potevo. Non come Confreddi, allora semplicemente non avevo nemmeno voluto sapere. Ma non ci riuscii, e questo è il punto. Ero terrorizzata fino alla nausea, costantemente. Lei crollò così in fretta. Crollò. Proprio così. Odio la distruzione fisica. Non riesco a sopportarla. Passavo qualche minuto con lei tutti i giorni prima di andare al lavoro. La trovavo in cucina a trafficare, in vestaglia. La faccia gialla con quel luccichio malato. Le ossa a fior di pelle. Se non altro non dicevo: ti senti un po' meglio, ma bene. Mi sedevo con lei a bere il caffè. Dicevo: devo andare in farmacia, perché c'erano tutte quelle pillole, quelle medicine. E lei diceva: sì, prendimi questo o quello. Ma non riuscivo a baciarla. Beh, non siamo mai stati una famiglia dedita alle manifestazioni fisiche di affetto. Non ricordo di aver mai abbracciato davvero mia sorella. Un bacetto sulla guancia, ecco tutto. Avrei voluto stringere la mamma tra le braccia e magari cullarla un po'. Quando si arrivò alla fine, e lei era così coraggiosa e stava così male, pensai che avrei semplicemente dovuto prenderla tra le braccia e tenerla così, ma non riuscivo a toccarla davvero, non con dolcezza, quell'odore. E poi dicono che non sia infettivo, ma che ne sanno in realtà? Non molto. Lei mi guardava, così schietta, così aperta, e io riuscivo appena a guardarla negli occhi. Non che lei chiedesse niente con lo sguardo, ma io mi vergognavo di quello che provavo, ero terrorizzata per me stessa. No, non fui terribile come Confreddi, ma lei deve aver pensato che ero insensibile, voglio dire che non ero granché. Pochi minuti la mattina, prima di correre in ufficio. Tornavo da lei sul tardi, dopo aver cenato con qualcuno nell'ufficio. Joyce di solito, e di solito la mamma era già a letto. Non dormiva, però, se almeno avesse dormito. Andavo a sedermi vicino al letto. Spesso aveva i dolori. Le preparavo le medicine. Questo le piaceva, lo sapevo. Aiuto di un certo tipo. Parlavamo. Poi Giorgi cominciò a venire 2 o 3 pomeriggi alla settimana per stare con lei. Beh, io non potevo, dovevo lavorare. Giorgia invece era libera, i figli erano a scuola. Quando tornavo a casa le trovavo insieme, sedute. L'invidia nel vederle così unite mi faceva star male, madre e figlia. Poi, quando la mamma venne ricoverata in ospedale, io e Giorgi cominciammo a darci il cambio. Giorgi doveva venire su da Oxford. Non so come avrei potuto farle visita più spesso. Un giorno sì e uno no. Passavo 2 o 3 ore all'ospedale.
Odiavo ogni secondo di quelle visite. Non riuscivo a trovare niente da dire. Giorgi e la mamma invece parlavano in continuazione. Di che cosa? Le ascoltavo, assolutamente incredula. Parlavano delle vicine di Giorgi, dei figli delle vicine di Giorgi, dei loro mariti, delle amiche delle loro amiche. Non smettevano mai. Era incredibile, perché erano davvero coinvolte, interessate a tutte quelle storie. Quando la mamma morì, fui contenta, naturalmente. E anche Giorgi lo fu, ma sapevo che era molto diverso, se era Giorgi a dirlo o io. Lei aveva il diritto di dirlo, per via di quello che era. Giorgi era stata con la mamma ogni minuto del giorno e della notte, per un mese prima della fine. Nel frattempo io avevo imparato a non odiare tanto il lato fisico della cosa. La mamma ridotta a uno scheletro coperto di pelle gialla, ma i suoi occhi erano quelli di sempre. Soffriva molto e non fingeva. Teneva la mano di Giorgi. Il punto era questo. Giorgi era la mano che le ci voleva. Poi mi trovai sola nel nostro appartamento. Un paio di volte portai a casa uno dei miei uomini. Non andò molto bene. Ma non per colpa loro. Come potrei dar loro la colpa? Avevo già cominciato a capire di essere cambiata. Non riuscivo più a pensare al sesso. Una scoperta stupefacente. Non che avessi smesso di desiderarlo, certe volte mi pareva addirittura di impazzire. Ma c'era qualcosa di deprimente e ripetitivo nel sesso. E la casa era piena di freddi. A volte pensavo che sarei diventata una specie di monumento a freddi. Costretta a ricordarlo. A che cosa serviva tutto questo? Decisi di vendere l'appartamento e cercarne un altro solo mio. Ci pensai per molto tempo, mesi interi. Sul lavoro, al giornale, è diverso. Devo prendere decisioni rapide. È come stare in cima a un getto d'acqua. Sono bravissima in questo. Ecco perché mi è stato offerto il lavoro, innanzitutto. Strano, non me l'ero aspettato. Tutti tranne me sapevano che mi sarebbe stato offerto il posto di vice direttrice. In parte ero così presa dalla mia immagine, dalla proiezione che facevo di me stessa. Da principio la mia immagine era quella dell'allegra, divertente Ianna, coi suoi vestiti pazzi, sempre così brillante, la ragazza venerdì. Poi, dopo Joyce, elegante, impeccabile, fidata, la persona che aveva lavorato più a lungo al giornale. Con il marito intelligente e alla moda sullo sfondo. Non che Freddy si riconoscesse in una descrizione del genere. Poi, all'improvviso, così mi parve, una donna di mezza età, capace, attraente, difficile da accettare. Lo è ancora adesso. Un'attraente vedova di mezza età, con un buon lavoro in un importante periodico. Nel frattempo pensavo a come avrei dovuto vivere. Nell'appartamento mio e di Freddy mi sembrava di essere un batuffolo, una piuma spinta dal vento. Quando tornavo a casa dopo il lavoro, era come se mi aspettassi di trovare una specie di zavorra, un'ancora, ma non c'era. Mi resi conto di essere terribilmente fragile, dipendente, non economicamente, di certo, ma come persona. Figlia bambina, moglie bambina. Non ero nell'ordine di idee di riprendere marito. Non mi ci vedevo. Eppure dicevo a me stessa, devi risposarti. Devi, prima che sia troppo tardi. Ed è quello che perfino ora, a volte, mi viene voglia di fare. Particolarmente ora, che mi sembra di non essere più orribile come prima. Ma quando penso, capisco che non dovrei assolutamente risposarmi. Comunque, nessuno me l'ha mai chiesto. Vendetti l'appartamento e comperai questo. Una stanza per dormire, una per vivere, uno studio. In un grande e costoso caseggiato. E non ci sto quasi mai. Quando ci sono, non faccio che pensare. Questo modo di pensare non è tanto pensare quanto tenere tutte le cose bene in mente e lasciare che si smistino da sé. Se si riesce a far questo davvero, con calma, si hanno risultati sorprendenti. Per esempio, si capisce che le proprie idee sono diverse da quelle che si credeva. Ci sono cose sulle quali ho ancora bisogno di meditare, che non sono ancora riuscita a risolvere. Joyce, per cominciare.